Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ugiona Barcalcio in precario equilibrio, perché qua stiamo rifacendo veramente in corsa, non si badano a spese. Andiamo invece questa sera a vedere e a fare le pulci alle altre squadre, quindi andiamo ad analizzare quali colpi hanno chiuso le squadre tolte le 6-7 più forti, ok? E andiamo ad analizzare se in queste squadre ci sono state delle prese che avremmo potuto altrimenti fare noi del Bologna, considerato che non ci sono soldi, ok? Chissà dove sono stati messi i famosi 200 milioni più e passi investiti da Saputo, amministrati dall'amministratore delegato Claudio Fenuzzi. Chissà come mai gli emolumenti, appunto, sono stati chiusi da Saputo, chissà come mai. Allora, dunque, prima di cominciare comunque, iscrizione al canale, condivisione, mi piacino e tutta quella robina lì che sapete. Allora, iniziamo sparsi, perché c'ho un foglio cagato prima, questo qui cagato storto, okay, che l'ho messo un po' a caso, va bene, le squadre, e ho messo a cominciare dal Cagliari. Cagliari, mi sono segnato solamente Augello a 2 milioni di euro. Terzino sinistro. Noi facciamo fatica a trovare la qualsivoglia terzino sinistro. Addirittura saremmo disposti ad accogliere Fode e Ballotore. E per quanto mi riguarda, almeno per quanto mi riguarda, secondo me Augello era da preferirvi. Tra l'altro mi pare che abbia 28 anni, adesso vado a memoria, ma su per giù comunque a quell'età lì, 2 milioni di euro, italiano, tra l'altro l'anno scorso che la Sampdoria ha fatto un campionato di palta, ha fatto anche molti gol, penso almeno 2, se non qualcosa anche in più, e assist, e secondo me era una gran bella presa, complimenti al Cagliari. Poi Genoa, mi sono segnato il Genoa. Ora, nel Genoa ho segnato soprattutto a centrocampo Torsby, che era un calciatore che, per quanto mi riguarda, già quando vestiva la maglia della Sampdoria 2 stagioni fa, era interessante. Tra l'altro anche il Bologna l'anno scorso, mi pare di ricordare, per un brevissimo tempo sembrava essere interessato a lui, poi se n'è andato, mi pare, all'Union Berlino in Germania, e adesso è tornato già in Italia con un prestito secco, quindi senza esborso. Complimenti al Genoa, che è andato anche a tesserare Ramu per 2 milioni e mezzo, che è un'ala destra offensiva che, per quanto mi riguarda, non mi ha mai fatto impazzire, sono onesto, però per 2 milioni e mezzo, se una società versa in condizioni economiche pietose, tali per cui appunto si preferisce eventualmente rimanere con Ebischer come spalla vice, cioè vice di Orsolini, dall'altra parte il niente più totale. Vorrei ricordare che Aramu può giocare a destra ma anche a sinistra, o almeno io così me lo ricordo, a Venezia, e il Genoa l'ha preso per 2 milioni e mezzo. Poi il Genoa, questo me lo sono segnato perché più che altre curiosità che voglio appunto condividere con voi, ha comprato il famoso Retegui, cioè la punta convocata da Mancini nelle ultime uscite con San Marino e Inghilterra, dove tra l'altro ha fatto anche gol in entrambe le occasioni. Tale Retegui è stato pagato 12 milioni più 3 di bonus, quindi nell'effettivo per il momento 12 milioni pagati dal Genoa per prendere Retegui. C'ho molta curiosità. Frosinone, niente quasi da segnalare, mi sono segnato così per sport, giusto perché se c'è qualche, appunto, tifoso del Frosinone all'ascolto, allora ho segnato Arruì, comprato dal Sassuolo per 2 milioni e mezzo, non che ovviamente io lo invidi, però insomma, mi sono segnato qualcosa per chiunque, sono stato buono. Il Verona, mi sono segnato Saponara preso a 0, anche lui centrocampista offensivo sinistro, mi pare di ricordare, noi abbiamo dopo Barro, che è già il nulla, quindi abbiamo il nulla sul nulla. Forse, se proprio la gangia, la pila, i sesterzi non ce li avevi, la mortazza, va là che magari Saponara 0 italiano poteva essere anche un'idea. Tra l'altro Saponara poteva anche fare eventualmente il vice Ferguson alla tre quarti. Lecce, mi sono segnato Venuti svincolato dalla Fiorentina, il Lecce l'ha pagato 0.
ed è un terzino destro. Noi siamo andati a riprendere De Silvestri, no? Il Bologna che è sempre molto attento, no? A chi va a prendere perché pensa sempre alla roba futuribile. Ecco, c'era Venuti, che tra l'altro è giovane comunque, prendevi a zero, magari giocava qualcosa, tra l'altro è anche duttile perché mi sembra, vada a memoria, che possa fare anche l'altra fascia. Potrei sbagliarmi, o posso fare il centrale all'evenienza, potrei sbagliarmi, ma sicuramente terzino destro è, che invece di De Silvestri, visto che si prendeva zero, poteva essere un'idea. Beh, ce l'ha avuta Corvino, non ce l'abbiamo avuta noi. La Salernitana, qui mi sono segnato più che altro un riscatto, cioè un prestito che avevano l'anno scorso secco e quest'anno l'hanno riscattato per 500.000 euro, Candreva, pensate, Candreva alla destra, e che alla destra, ragazzi, avercelo avuto Candreva al posto di Ebis. Beh, noi abbiamo pagato Ebis a 4 milioni e mezzo e loro hanno pagato Candreva 500.000 euro. Qualcuno di voi è bravo con la settimana enigmistica? Avete presente quel giochino che dice trova le differenze? Qualcuno mi aiuti, perché in questo momento quasi non ne vedo. Allora andiamo avanti. L'Empoli ha preso un ala offensiva a sinistra, pagato 2 milioni, non più tardi di 4-5 ore fa, mi pare di ricordare, non ricordo chi, ma in realtà poi è la voce di molti. Ma Luisona, se vendiamo Musabarro a 7 milioni, come facciamo a trovare qualcuno di meglio a quella cifra? Posto che io l'avevo già anche addotto Keito Nakamura, che quotazione trasformata alla mano ne costa 8, super giù sia lì, e quindi l'avrei trovato. Alla Sklins non penso che possano appunto chiedere più di tanti, ma comunque, ecco, l'Empoli ad esempio ha comprato Ghiasi a 2 milioni, non che a me Ghiasi piaccia chissà quanto, ma sicuramente migliorativo di Musabarro, sì, ne hanno pagati 2, quindi te ne avanzo altri 5, perché per trovare qualcosa di migliorativo di Musabarro vi assicuro che ci vuole molto poco, ma molto poco, quasi era migliorativo persino Soriano. Quando Soriano era stato spostato da Thiago Motta sull'ala offensiva di sinistra, a noi ci è incominciato a piacere, perché era migliorativo rispetto a chi c'era prima. Riflettete, gente, riflettete. Sassuolo ha preso Mulattieri a 6 milioni, che Mulattieri, se vi ricordate, era un nome che ho fatto più volte anch'io. A me è un giocatore che non dispiace, sono molto curioso di vedere che cosa farà. Sono molto curioso. Poi Mattia Viti. Te lo ricordate Mattia Viti, quello dell'Empoli? Che è andato al Nizza per 20 milioni, super giù. Beh, il Sassuolo l'ha ripreso, prestito senza pagare niente per il momento, poi eventualmente diritto di riscatto, l'ha preso in prestito. C'è chi prende i Bonifazi, 6 milioni, e poi c'è chi prende i Mattia Viti, lo provi, se ti piace lo riscatti, altrimenti lo rimandi al mittente. Complimenti a Sassuolo, complimenti. Poi un'altra roba, a me è un giocatore che non piace, ma Vigna, quello che l'anno scorso era alla Roma e che poi se n'è andato, mi sembra, al Bournemouth, è tornato in Italia a Sassuolo, prestito, senza sborso di denaro, terzino sinistro. Noi abbiamo Lico Giannis, premessa, Vigna non mi piace, però, tanto per dire, no, Bologna è sempre molto attento sulle svincolate. L'Udinese, niente da segnalare per quanto riguarda, ha preso parecchi giocatori, tra cui Brenner, che se ne faceva tanto un gran bel parlare due stagioni fa, poi si è un po' perso anche perché è andato negli Stati Uniti, adesso l'hanno pagato 10 milioni di euro, c'è curiosità. E poi vorrei sottolineare una chicca: 800.000 euro di prestito oneroso si sono portati a casa Lorenzo Lucca. Non più tardi di un anno fa il Bologna era disposto, mi pare, a spendere una cifra vicino ai 10 milioni, mi ricordo bene, i famosi 10 milioni di Supriaga, che poi andò a costo zero alla Sampdoria l'anno scorso e lo rispedì a calci in culo con lo shuttle di nuovo in Ucraina. Bene, quest'anno l'Udinese ha preso 800.000 euro di prestito oneroso, un giocatore che noi l'anno scorso avevamo pagato 10 milioni di euro. Il Monza ha preso Gagliardini e D'Ambrosio a zero. D'Ambrosio terzino destro, Gagliardini magari poteva essere al posto di Azuzzi, e l'Azuzzi un Gagliardini sarebbe mica piaciuto, toc toc, avrebbe fatto schifo Gagliardini al posto di Azuzzi, toc toc. Le differenze a come stiamo messi. Oh, costava zero, ragazzi. E comunque, Torino,
Ho segnato Tamese 2 milioni e 800 mila euro. Io direi una discreta presa. Era un giocatore in tempi non sospetti che feci anch'io per il Bologna. Avevo detto c'è chi si sta appunto che è in lista di trasferimento, che si può prendere a poco. Andiamo a sondare Tamese anziché andare a prendere gli El Azuzi, ad esempio, posto che io spero che sia buonissimo El Azuzi, però magari, vabbè. Poi basta, perché poi ci sono le... Ho messo la Fiorentina, giusto da segnalare, Parisi a 10 milioni di euro. Gran bella presa, l'avrei fatta io, ma noi non siamo i soldi. Ma Luisona, ma qui a Bologna non abbiamo i soldi, però 200 milioni e passa li abbiamo spesi, eh? È stata una bella primavera quando li avevamo. Ma chi è che li ha sperperati? Chi è che ha portato il Bologna ad avere tutti questi debiti per cui adesso saputo dice voglio rientrarci? Non mi viene, porca vacca. Andiamo a leggere l'orizzontale cosa ci dice. Allora, si chiama Claudio e viene delle volte soprannominato il Fenuzzi. Ma chi sarà che non mi viene? Ma chi sarà? Aspetta che c'è un altro indizio. Bologna gli ha rinnovato il contratto, evidentemente ha fatto un buon lavoro. Ma chi sarà, porca troia? Box commenti a vostra disposizione, se avete altri nomi che mi sono dimenticato è possibile, perché veramente l'ho cagata in 5 minuti questa lista. E soprattutto, ragazzi, fatemeli sapere qua sotto box commenti, e poi sappiate un attimino capire i nomi che ho fatto. Non sono tutti i nomi che avrei preso. Cercate anche di ascoltare, eh? Che adesso non mi venite a dire perché io vi conosco. Ok, attivate il campanaccio pastorale e noi ci sentiamo al prossimo. Chiacchierabara.